con il decreto Salva Roma, il governo Renzi continua ad attaccare il mondo del lavoro pubblico e privato. E questo è il giudizio che serpeggia tra i dipendenti comunali capitolini riunitisi al Campidoglio per scioperare contro il limite del 31 luglio imposto dal sindaco Ignazio Marino per ridefinire il contratto decentrato e contro le proposte di riforma dell'amministrazione. La protesta ha visto schierati sullo stesso campo CGIL, CISL, UIL e CSA, un fronte comune che ha dimostrato coesione e una partecipazione mai registrata finora nel comune di Roma. Questa è stata, penso, una manifestazione storica, oltre che uno sciopero storico. In piazza c'era la scuola, i nidi, la polizia locale, i tecnici, tutti. Qui siamo venuti sì per il salario accessorio. Abbiamo restituito 80 euro a Renzi, forse saranno contenti al governo. Spero che intervengano su Marino, perché è una cosa veramente scandalosa. Il motivo della nostra presenza è uno solo: dignità. Prima dei salari stessi, la dignità passa anche attraverso i salari, ma passa attraverso il riconoscimento della qualità professionale della gente che lavora tutti i giorni in Campidoglio, che da questa amministrazione viene trattata come l'ultima ruota del carro, perché mentre il governo ha dato la possibilità di procedere serenamente con le trattative, l'amministrazione ha posto un termine cronologico al 31 luglio, arbitrariamente, e ha parlato di recupero sulle somme dei dipendenti. Il problema è che noi eroghiamo servizi, non siamo una catena di montaggio. Ora a questo punto non può che esserci una mobilitazione di tutte le sigle sindacali che oggi in piazza hanno voluto dimostrare, al di là delle varie famiglie che compongono il Comune di Roma, di essere un coesi ed essere loro il Comune di Roma, non chi gestisce questa amministrazione. Quindi noi siamo dalla parte dei cittadini e noi vogliamo il cambiamento, ma il cambiamento non può essere fatto assumendo e facendo diventare il Comune di Roma pieno solamente di capò e caporali, perché questo vuole fare la Giunta Marino. Allora, se Marino vuole veramente cambiare la città, applicasse il decentramento, chiudesse i dipartimenti, mandasse le risorse, il personale e i mezzi nei municipi, perché i municipi sono l'organo che immediatamente dà servizi ai cittadini. Noi siamo qui perché un salario di 1200 euro per quanto riguarda le scuole, un salario di 1300 euro rispetto a quello che guadagnano i medi urbani, gli togli quelle 200 euro, gli fai fare il doppio lavoro, a che scopo? Perché? Mandi all'aria 24.000 famiglie del Comune di Roma, perché questa città c'ha bisogno di servizi seri, non delle stupidaggini che ci stanno facendo fare adesso, non è questo. Servizi seri significa viabilità seria, significa servizi ai cittadini e non i giochetti loro, più multe starete premiati, più perché ci va di mezzo tutta la città di Roma.